Ciao ragazze, oggi vorrei fare con voi questo bordino per mettere in un asciugapiatti o in un asciugamano o dove volete. Io ho lavorato il mio usando un filato numero 5 e uncinetto 1,75. Andiamo a tutorial. Inizio lavorando 28 catenelle, per questo lavorerò tutte le mie 28 catenelle e dopo ritorno per continuare insieme. Ho già lavorato le mie 28 catenelle, per questo inizio il primo giro contando 1, 2, 3 e 4 catenelle. Vado nella quinta catenella e lavoro un punto alto. Vado nella prossima catenella e lavoro un punto alto. Nella prossima catenella un punto alto. Così io ho 4 punti alti contando con le catenelle che rimangono qua nell'inizio. Adesso io faccio 2 catenelle, salto 2 catenelle senza lavorare, vado là nella terza e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto 2 catenelle senza lavorare, vado nella terza e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto 2 catenelle senza lavorare, vado nella terza e lavoro un punto alto e così io continuo fino ad avere solo 3 catenelle qua dove io ritorno per lavorare insieme. Ho già lavorato, ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 spazi. Adesso io ho qua solo 3 catenelle dove non ho ancora lavorato, per quello vado nella prossima catenella e lavoro un punto alto. Nella prossima un punto alto e la prossima che è l'ultima un punto alto. Così è rimasto il mio giro. Inizio il prossimo giro lavorando 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto la mia prima, la seconda e la terza catenella senza lavorare, vado là nella quarta catenella e lavoro un punto alto. Vado nella quinta e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 4 punti alti, vado là del primo punto alto e lavoro un punto alto. Così ho un gruppo di 4 punti alti contando con le catenelle iniziali. Lavoro 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. E così continuo fino ad arrivare qua dove ho i 4 punti alti. Ho già lavorato fino ad arrivare là dove ho i 4 punti alti, cioè sono andata nel primo punto alto e ho lavorato un punto alto. Adesso vado nel secondo, lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto che è l'ultimo un punto alto. E così è rimasto questo mio giro. Lavoro prossimo giro, che rimane uguale a questo mio secondo giro. Io salgo 3 catenelle, giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel terzo, lavoro un punto alto e nel quarto un punto alto. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle, vado nel punto alto e lavoro il punto alto e così continuo fino ad arrivare là dove ho i miei 4 punti alti. Ho già lavorato, ho 7 spazi. Io ho già fatto il primo punto alto nel primo gruppo di 4 punti alti del giro sottostante. Adesso vado là nel secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel prossimo un punto alto. E nel prossimo che è l'ultimo un punto alto. Inizio il prossimo giro lavorando 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5.
salto la prima, la seconda e la terza catenella senza lavorare, vado là nella quarta e lavoro un punto alto. Vado nella quinta e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i quattro punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro il punto alto. E così continuo fino ad arrivare qua dove ho i 4 punti alti. Ho già lavorato fino ad arrivare là dove ho i 4 punti alti e sono rimasta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 spazi. Allora vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto che è l'ultimo un punto alto. Inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle. Giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto un punto alto. Lavoro 2 catenelle, salto le mie catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Vengo nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. Vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Vengo nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. Vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Così io ho un totale di 7 punti alti. Lavoro 2 catenelle. Salto le 2 catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle, vado lì dove ho i 4 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Nel secondo un punto alto. Nel terzo un punto alto e nel quarto che è l'ultimo un punto alto. Allora così è rimasto questo mio giro. E questo è il giro che quando noi finiamo il nostro lavoro, dopo dobbiamo ritornare a fare sempre questo giro per fare un nuovo cuore. Adesso io faccio il prossimo giro lavorando 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto le prime 3 catenelle senza lavorare, vado nella quarta e lavoro un punto alto. Nella quinta un punto alto. Vengo qua dove ho i miei 4 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Così ho lavorato 4 punti alti contando con le catenelle iniziali. Lavoro 2 catenelle. Salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. 1 e 2. Sono arrivata dove ho i miei 7 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto, nel secondo un punto alto, nel terzo un punto alto, nel quarto un punto alto, nel quinto un punto alto, nel sesto un punto alto. E nel settimo che è l'ultimo un punto alto. Vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. 1 e 2.
Vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Così ho lavorato 13 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, sono arrivata dove ho i 4 punti alti. Vado nel primo e lavoro un punto alto. Nel secondo un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto, che è l'ultimo, un punto alto. Allora, così ho finito questo mio giro. Inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel terzo, lavoro un punto alto. Nel quarto, un punto alto. Lavoro 2 catenelle. E vengo qua dove ho i 13 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto, nel secondo un punto alto, nel terzo un punto alto, nel quarto un punto alto e così continuo fino ad arrivare qua nell'ultimo punto alto. Ho già lavorato fino ad arrivare qua nell'ultimo punto alto, per quello io ho 13 punti alti. Adesso vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro altri 2 punti alti. Vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Così ho un totale di 16 punti alti. Adesso lavoro 2 catenelle, salto 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle. Salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle senza lavorare, sono arrivata dove ho i 4 punti alti. Vado nel primo e lavoro un punto alto. Nel secondo un punto alto. Nel terzo un punto alto. E nel quarto, che è l'ultimo, un punto alto. E così è rimasto il mio giro. Inizio il prossimo giro lavorando 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella mia quarta catenella e lavoro un punto alto. Vado nella quinta catenella e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 4 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. Vengo dove ho i 16 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Vado nel secondo, lavoro un punto alto che è il mio quinto punto alto perché io conto già questi punti alti che ho lavorato prima. Vado nel prossimo punto alto e lavoro il mio sesto punto alto e così io continuo fino ad aver lavorato 16 punti alti. Ho già lavorato, ho 16 punti alti, mi mancano solo gli ultimi 3 punti alti per lavorare. Per quello io faccio 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle. Salto le 2 catenelle senza lavorare, sono arrivata dove ho i 4 punti alti. Vado là nel primo e lavoro un punto alto, nel secondo un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto, che è l'ultimo, un punto alto. E così ho finito questo mio giro. Inizio il prossimo giro lavorando 3 catenelle. Giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto.
nel terzo un punto alto, nel quarto un punto alto. Così io ho 4 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle e sono arrivata qua dove ho i 16 punti alti. Vado nel primo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vado nel prossimo, lavoro un punto alto, nel prossimo un punto alto e così io continuo fino ad arrivare qua nell'ultimo punto alto. Ho già lavorato fino ad arrivare là nell'ultimo punto alto e ho 13 punti alti. Adesso vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. 1 e 2. Vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Così io ho un totale di 16 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, sono arrivata dove ho i 4 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Nel secondo un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto che è l'ultimo un punto alto. Inizio il prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, giro il mio lavoro. Vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado là nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle, vado lì dove ho i 16 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto, nel prossimo un punto alto, nel prossimo un punto alto e così continuo fino ad arrivare là nell'ultimo punto alto. Ho già lavorato fino ad arrivare nell'ultimo punto alto, per quello io ho 13 punti alti, adesso vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. Vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado là nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle senza lavorare, vado lì dove ho i 4 punti alti, entro nel primo e lavoro un punto alto. Nel secondo un punto alto, nel terzo un punto alto, e nel quarto che è l'ultimo un punto alto. E così ho finito questo mio giro. Io ho un totale qua di 16 punti alti. Inizio il prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e faccio un punto alto, nel prossimo un punto alto e nel prossimo un punto alto, così ho 4 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. 1 e 2. Vado dove ho i 16 punti alti, vado là nel primo punto alto e lavoro un punto alto che è il mio quarto punto alto. Vado nel prossimo e lavoro il mio quinto punto alto, nel prossimo il sesto e così io continuo fino ad avere un totale di 16 punti alti. Ho già lavorato i miei 16 punti alti. Mi è rimasto 3 punti alti che non è ancora stato lavorato, per quello lavoro 2 catenelle,
Salto 2 punti alti senza lavorare, vado l'anel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. 1 e 2. Vado dove ho i 4 punti alti, entro nel primo e lavoro un punto alto. Così è rimasto questo mio giro. Inizio il prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto un punto alto. Così ho lavorato 4 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle e sono arrivata lì dove ho i 16 punti alti. Vado là nel primo e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vado nel prossimo e lavoro un punto alto, nel prossimo un punto alto e così continuo fino ad arrivare qua nell'ultimo punto alto. Avrò un totale di 13 punti alti. Ho già lavorato i miei 13 punti alti, adesso lavoro 2 catenelle. Salto le mie catenelle senza lavorare, vado lì dove ho i 4 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Nel secondo un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto un punto alto. E così è rimasto questo mio giro. Inizio il prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel prossimo lavoro un punto alto e nel prossimo un punto alto, così ho lavorato 4 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vengo qua dove ho i 13 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. 2 catenelle. Salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. Nel prossimo un punto alto, che è il mio secondo punto alto. Nel prossimo lavoro il terzo punto alto. Nel prossimo un quarto. Nel prossimo il quinto. Nel prossimo il sesto. E nel prossimo faccio l'ultimo, che è il settimo. Così ho 7 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. 1 e 2. Sono arrivata dove ho i 4 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Così ho finito questo giro. Inizio il prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto. Nel terzo un punto alto. Nel quarto un punto alto, così ho un gruppo di 4 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto.
2 catenelle, salto le catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle senza lavorare, sono arrivata dove ho i 7 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, sono arrivata dove ho i 4 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Nel secondo un punto alto. Nel terzo un punto alto. E nel quarto un punto alto. E così ho finito questo mio giro. Inizio il prossimo giro lavorando 3 catenelle. Una, due e tre. Giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto. E nel quarto un punto alto, così ho i miei 4 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. E così io continuo lasciando solo le ultime 2 catenelle senza lavorare. Ho lavorato già fino ad arrivare lì dove ho le ultime 2 catenelle. Adesso vado lì dentro e lavoro 2 punti alti. 1 e 2. Vengo qua dove ho i 4 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. E così ho finito questo mio giro. Lavoro il prossimo giro che rimane uguale a questo, lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Giro il mio lavoro. Vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel prossimo un punto alto e nel prossimo un punto alto. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto e così continuo fino ad arrivare qua dove ho i 4 punti alti. Ho già lavorato fino ad arrivare là dove ho i 4 punti alti, sono andata nel primo punto alto e ho lavorato un punto alto. Allora vado nel secondo, lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto che è l'ultimo un punto alto. Lavoro 3 catenelle, giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel prossimo un punto alto. E nel prossimo un punto alto, così ho il mio gruppo di 4 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto le 2 catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. E così io continuo lasciando solo le ultime 2 catenelle senza lavorare. Ho già lavorato fino ad arrivare là in fondo, per cui ho solo le ultime 2 catenelle che non sono ancora state lavorate. Per quello vado lì dentro e lavoro 2 punti alti. 1 e 2. Vengo dove ho i 4 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. E così è finito questo mio giro. Inizio il prossimo giro lavorando 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto le mie 3 prime catenelle senza lavorare, vado nella quarta e lavoro un punto alto. Nella quinta un punto alto. Vengo qua dove ho i 4 punti alti, entro nel primo e lavoro un punto alto. Così ho il mio gruppo di 4 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, salto i 2
le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, e così io continuo fino ad arrivare qua dove ho i 4 punti alti. Ho già lavorato fino ad arrivare là dove ho i 4 punti alti, sono andata già nel primo e ho lavorato un punto alto. Vado nel secondo, lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto, che è l'ultimo, lavoro un punto alto. Così ho finito questo mio giro. Inizio il prossimo giro, che rimane uguale a questo. Io lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto un punto alto, 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, e così io continuo fino ad arrivare qua dove ho i 4 punti alti. Ho già lavorato fino ad arrivare là dove ho i 4 punti alti, sono andata già nel primo e ho fatto un punto alto. Adesso vado nel secondo, lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto un punto alto. Inizio il prossimo giro lavorando 5 catenelle, salto le 3 catenelle senza lavorare, vado là nella quarta e lavoro un punto alto, nella quinta un punto alto. Vengo qua dove ho i 4 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto, 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, e così io continuo fino ad arrivare qua dove ho i 4 punti alti. Ho già lavorato fino ad arrivare là dove ho i 4 punti alti, dove io entro nel primo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto, nel quarto un punto alto. Allora il mio giro è rimasto così. Il prossimo giro che io lavorerò è già il primo giro qua del mio cuore. Per quello io lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, giro il mio lavoro, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto un punto alto. Lavoro 2 catenelle, salto 2 catenelle senza lavorare, vado là nel punto alto e lavoro un punto alto, 2 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti, 1 e 2, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, vengo nelle 2 catenelle e lavoro 2 punti alti, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, così ho lavorato 7 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, 2 catenelle, salto le catenelle, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, 2 catenelle, salto le catenelle, sono arrivata dove ho i 4 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto, nel secondo un punto alto, nel terzo un punto alto e nel quarto, che è l'ultimo, un punto alto. E così adesso nel prossimo giro io vengo qua dove ho il cuore, nel mio secondo giro, e continuo facendo l'altro cuore. Per quello lavoriamo a quantità di cuori che desideriamo e dopo ritorniamo per finire insieme. Ho già lavorato il mio e ho lavorato 3 cuori e ho fatto qua. Ho continuato lavorando i prossimi 4 giri dopo i cuori perché volevo che rimanevo uguale a questo.
Io so lavorato il mio cuore, sono venuta qua e ho fatto questo, questo, questo e ho finito in quest'ultimo. Per quello di questa parte è uguale a qua nell'inizio. Per questo adesso posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si dispi, perché il mio lavoro già sta pronto.